Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Questo invece è un video diverso. Darò un titolo molto spoiler, cioè nel senso non... questo sarà un titolo, cioè un titolo normale di questo video. Perché volevo parlarvi di una cosa. Avete visto, credo, il video precedente, ok? Ci avete creduto? Volevo sapere se ci avevate creduto oppure no. Io comunque vi lascerò nel dubbio. A parte gli scherzi, era una prova che stavo facendo. Perché? Cioè, perché? Stavo riflettendo tantissimo su quanto la gente venga manipolata dall'immagine, manipolata dalle parole da parte di altre persone. La gente è facilmente manipolabile. Io per prima sono anch'io, penso fino a una certa, però ovviamente se... Sì, anch'io sono facilmente manipolabile. E niente, volevo fare una prova per vedere quanto potevo reggere questa cosa. È stato molto difficile farvi questo video. In realtà doveva essere anche più serio di così, ma veramente non ce la facevo proprio a mantenere un tono di serietà. Ovviamente io sono Veronica e non credo di avere altre sorelle. Solo che volevo fare una prova, uno per provare le mie doti di attrice. Ho detto, vabbè, chissà mai che qualcuno mi veda e mi prenda come attrice. Siccome vedo delle attricette, diciamo, che non sono neanche il massimo, volevo dire quanto potevo funzionare recitando una parte. Fino a una certa, in realtà, perché poi c'è anche un fondo di verità in tutto ciò. Il fondo di verità è che io davvero stanotte guardavo i miei video vecchi, dove tra l'altro ero molto scurrile nel linguaggio e dicevo un sacco di parolacce, oltre ad avere il viso completamente storpiato, diverso. Cioè, io sono cambiata tanto negli anni. Poi mi sono cambiati i connotati, cioè la forma del viso, ma non è per il dimagrire o l'ingrassare, proprio anche i lineamenti, secondo me. E allora ho detto facciamo questo video scherzoso, in realtà per dirvi che volevo consigliarvi una serie TV che si chiama Ripley, credo, Ripley, e di cui c'è anche un film che si chiama Il talento di Mr. Ripley, un film bellissimo con Matt Damon e Jude Law e Gwyneth Paltrow. E questo è il film, che è un po' vecchiotto, però è un film bellissimo, vi consiglio di vedere. Non so se c'è ancora su Netflix, comunque lo trovate, è un film da un sacco di anni. C'era un Jude Law che era meraviglioso e anche Matt Damon che fa la parte appunto di Ripley. Sì, Tom Ripley, esatto. E di recente è uscita anche la serie su Netflix, tutta in bianco e nero, con gli attori diversi, ovviamente non c'è più Jude Law, non c'è più Matt Damon, gli attori sono diversi, e c'è dentro anche, mi sembra, Dakota Fanning, che fa la parte di Marge, che è la fidanzata di Dickie, che sarebbe... cioè, insomma, dovete guardare la storia. Io, tra l'altro, da bambina ho letto questo libro che avevo trovato in cantina, ma avrò avuto tipo 10-11 anni, non so quanto avessi capito, perché non è un libro molto facile, soprattutto a leggere... per un bambino, per una ragazzina. Questo era solo per consigliarvi questa serie TV e questo film, e se lo vedrete capite il perché ho fatto questo video precedente. Non è che sono impazzita, cioè, o meglio, sì, vabbè, un po' impazzita magari lo posso anche essere, però era per consigliarvi questa serie e provare a impersonificare un'altra persona, ed è veramente molto facile. Ma questo succede sia se si voglia impersonare un'altra persona, come nel caso della serie TV che magari guarderete e mi direte se l'avete vista, è molto bella. Anche quell'altra, tutta in bianco e nero, quella uscita adesso su Netflix, merita. Secondo me però il film ha qualcosa di diverso, un film molto lungo. E questo era per dirvi che, cioè, volevo farvi solo capire com'è facile manipolare la gente. Far credere a una persona, dopo magari voi non ci avete creduto, non lo so, è una prova. Io quasi ci credevo nel farlo, no? Nel senso, ero quasi convinta di quello che dicevo. Ovviamente l'ho fatto così per ridere, potevo studiarmelo meglio, ma non sono una che studia le cose perché non mi piace, mi piace l'improvvisazione. E oltre a provare le mie doti d'attrice, in realtà volevo semplicemente farvi riflettere su questa cosa, che è una cosa importante. Quanto siamo condizionati, manipolati e veramente pendiamo dalle labbra degli altri. E questo è un invito a una riflessione, dove anch'io rifletto per me stessa, ho riflettuto tanto su come veramente ci lasciamo trascinare dalle persone, da quello che dicono. In realtà noi, ecco, nella mia riflessione voglio solo dire che dovremmo cercare veramente di sempre guardare con i nostri occhi, parlare con la nostra bocca, sentire col nostro cuore e ragionare con la nostra testa.
Non dico al 100%, però per un buon 75% secondo me sì. Perché è facilissimo cadere nelle trappole della gente, è pieno di gente imbrogliona, è pieno di gente che vuol far credere per ottenere scopi, quello che vuole, quello che vogliamo sentirci dire, e è davvero pieno di gente meschina e manipolatoria. Ovviamente non in casi così gravi come questo, che è un caso gravissimo, io ho raccontato cose fuori di testa, ma in realtà poteva anche essere vero, perché poi da un lato c'è anche qualcosa di vero, perché in realtà la vecchia me, prima del 2020, era diversa dalla nuova me, ma lì sono le evoluzioni della persona. E niente, volevo farvi questa prova, non arrabbiatevi perché è uno scherzo, e non sentitevi neanche, tipo, cioè io non so cosa, come reagirete a questo video, ma io sono curiosa. Prima che le mie clienti si arrabbiassero, allora ho dovuto dire che loro lo sapevano, ma non è vero, cioè nessuno sa nulla, ma poi chi mi conosce lo sa, cioè alla fine sono sempre io. Però nel senso, ci sono state comunque anche delle evoluzioni della mia persona negli ultimi anni. Volevo farvi vedere comunque l'outfit, giusto per drammatizzare e farmi perdonare, cioè perdonare, poi in realtà, cioè se uno fa l'attore o l'attrice, io magari, nel senso non ho mai pensato a questo, però volevo capire come stavo messa con l'improvvisazione. Ho indossato questo maglioncino che è vecchissimo ed è molto carino, mi piace il color camel, questa punta di camel riesco a portarla anche col platino, e questi pantaloni che sono di Calliope, un po' il modello Hyksos, abbinati a questi qua, bronzo di prima donna. E niente, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, se a caso anche i vostri insulti, No, vabbè, però veramente spero che voi abbiate colto il senso di quello che vi volevo dire, oltre a consigliarvi appunto una serie e un film e un libro che sono veramente folli. Però nella follia lì si capisce proprio come è messa l'umanità, come la mente umana possa assolutamente essere deviata, deviarsi e non so, perdersi e assurdo veramente. E poi mi direte se avete visto questo film, questa serie TV, e cosa ne pensate. Mi è piaciuta molto, perché è un po' cruda, un po' strana. Ma è credo che sia un, non so se un thriller, non voglio dire una sfidata, psicologico, veramente, veramente, complimenti alla regista. E complimenti a me per la mia improvvisazione. No, non lo so, vabbè, mi fate sapere, non vedo l'ora di caricarvelo. E vi giuro che mi sono divertita tantissimo, nel cringe, perché non è una cosa su cui divertirsi in realtà. Però, voglio sapere quanto ero credibile, il voto che mi date, non di bellezza, da 1 a 10, anche per quei filtri, ma il voto dell'inventiva, della mente malefica e della recitazione. E poi ovviamente dello sdrammatizzare immediatamente. E questo l'ho fatto anche per sdrammatizzare il video, quello lì sul bullismo, perché non credo neanche che sia proprio stato capito al 100%. Quindi spostiamo l'attenzione su una cosa più grave, tra virgolette più grave, nel senso spostiamo l'attenzione su un altro argomento, così si dimentica quello vecchio, funziona così, no? Ci vediamo nel prossimo video, io vi auguro un buon weekend, e per le ragazze in negozio dalla vera Veronica, Veronica Marino del baule della Veronica, sempre lei, i cani possono testimoniare, vabbè che i cani sono dei venduti, vanno praticamente con tutti, quindi in realtà loro sono gli attori peggio di me. Ci vediamo nel prossimo video, ci sentiamo in negozio per le ragazze, ciao!